Eccoci, bene. Un'altra importante novità, io vi ringrazio tutti voi della stampa che siete presenti a condividere questo momento che è un ulteriore tassello, un ulteriore passo avanti che facciamo in questo anno così difficile per il sistema dell'economia marchigiana, ma in questo caso così difficile per il turismo, questo comparto del turismo che riteniamo fondamentale per il sistema economico veramente della Regione Marche. Allora, abbiamo costruito, è stato costruito, la volontà politica ha lanciato un messaggio forte, cioè quello di rivisitare totalmente il nostro portale, il nostro sito che è www.turismo.marche.it, ma rivederlo dando una nuova grafica, dando una nuova impostazione, proprio per renderlo sempre più, come dire, appetibile a tutti i turisti che vogliono venire nella nostra regione. E allora è un nuovo sito che chiaramente voi capite è stato rivalutato, riposizionato, data una grafica diversa, un'impostazione più semplice da poter essere visitato, ancor più dopo questo tremendo virus che ha sconvolto un po' sostanzialmente anche la nostra regione, sia dal punto di vista sanitario, economico e turistico. Allora, ecco, aver creato un nuovo portale dove sostanzialmente i turisti possono accedere con più facilità, con più anche visibilità di tutto il territorio, perché la cosa interessante è che questo portale apre tutti gli spazi, tutta la conoscenza dalla montagna fino al mare, tutto l'aspetto culturale, paesaggi e poi adesso credo che potrete anche vederlo già in anteprima. Allora è un messaggio che si aggiunge a tutto il lavoro che su volontà dello stesso Presidente della Regione Marche abbiamo fatto in questi ultimi 2 mesi, dove abbiamo ricollocato, avete visto, abbiamo fatto tutta una serie di decreti anche anticipando non solo le altre regioni, ma anche anticipando il governo nazionale su alcune questioni come la balneazione, come tutto il sistema di sanificazione, la ristorazione e quant'altro. Questo è un ulteriore, come dicevo all'inizio, tassello che si aggiunge a questo progetto, a cui farà seguito anche tutta un'altra serie di iniziative, anche di carattere economico, ma non è oggi il momento per discuterlo. Quindi sicuramente è un sito che sarà più attrattivo e sarà più interessante da visitare. Chiama la parola a Raimondo Raimondo. Orsetti. Ah, va bene. No, soltanto alcune brevi considerazioni. Il Servizio Turismo e Cultura della Regione Marche aveva già in programma la rivisitazione del proprio portale del turismo, ma gli eventi a cui faceva riferimento l'assessore hanno accelerato questa necessità, che per noi rappresenta una propria e vera sfida. Noi avevamo l'esigenza di riposizionare l'offerta turistica della Regione Marche nel suo complesso, soprattutto a livello dei competitor nazionali ed internazionali. La sfida dell'online oggi rappresenta sicuramente la nuova frontiera della promozione turistica ed in questa direzione ci siamo concentrati E da questo sforzo comune è uscito fuori un nuovo portale che, come illustrerà adesso la collega dirigente del servizio informatica, che ringrazio per la collaborazione preziosa, rappresenta una forma nuova, moderna, avanzata di concepire il territorio, le ricchezze che il territorio presenta e soprattutto correlandola con i servizi del territorio. In questa legislatura io credo che il grande salto di qualità che abbiamo fatto, oltre a quello di una nuova cultura del turismo, sia stato proprio quello di valorizzare i nostri territori cercando di integrare sia l'offerta turistica con i servizi. E per il turista attento, il nuovo portale sarà sicuramente uno strumento utilissimo, valido per poter, destreggiarsi tra le tante offerte che il turismo italiano presenta. Ovviamente abbiamo curato con particolare attenzione tutti gli aspetti dei contenuti, tant'è che tutti i cluster dell'offerta turistica hanno quasi una loro autonomia all'interno del portale e per il turista, per il viaggiatore,
è sicuramente questo uno strumento efficace per poter apprezzare fino in fondo tutta la nostra offerta regionale. È chiaro che questo, la realizzazione del portale che andrà alimentata giorno dopo giorno di contenuti, è un tassello importante di una più ampia attività di promozione che la Regione Marche ha voluto rivisitare e che nelle prossime settimane darà i suoi primi effetti concreti attraverso il coinvolgimento dei media regionali, nazionali e ci auspichiamo presto anche internazionali. Doveva essere questo il grande anno della Regione Marche, purtroppo abbiamo dovuto modificare in corsa tutti gli strumenti e tutte le strategie di azione, ma se siamo riusciti a superare brillantemente la fase dell'emergenza sisma, io credo che altrettanto faremo con questa del Covid. Quindi queste sono le premesse, ripeto, è soltanto un primo passo importante di una direzione diversa e sicuramente più qualificata. Il nuovo sito del turismo sfrutta la tecnologia per consentire di raggiungere più agevolmente l'ampia offerta turistica regionale e in particolare i contenuti sono stati strutturati a livello più piccolo che sono i punti di interesse e poi vengono aggregati secondo diverse logiche in cui la logica prioritaria è quella del cluster turistico e poi vedremo questo cosa significa. Sono poi stati collegati per offrire degli spunti per scegliere tra diversi itinerari, ma sempre con l'obiettivo di fornire anche l'informazione puntuale per consentire al turista di disegnare i propri percorsi, quindi di poter valutare in base ai propri interessi quali sono i punti che vuole visitare. Dal punto di vista tecnologico, un altro elemento molto importante è come fruire in mobilità in modo ottimale del sito. E inoltre abbiamo cercato di lavorare anche molto affinché il sito sia facilmente raggiungibile dai motori di ricerca, proprio per consentire di essere più facilmente ritrovati nella rete che sappiamo che è immensa e poi una volta che si arriva sul sito, sfruttando questi contenuti che sono stati raccolti in modo puntuale e georeferenziati, poter costruire il proprio percorso. Io passerei la parola ai colleghi per vedere in particolare come è strutturato il sito. Sì. Ma la principale novità, una delle principali novità che sono state inserite è quella relativa alla consultazione degli itinerari, quindi alla consultazione dei punti di interesse e delle prerogative che offre il turismo marchigiano partendo proprio dal territorio. Mediante l'utilizzo di una mappa interattiva completamente strutturata in modo tale che possa essere consultata alla maniera di come si consulta una mappa di Google, noi abbiamo individuato sul territorio i punti di interesse poi e con la possibilità di andarli ad interrogare zoomando sulla mappa e questo ci consente mano a mano che aumentiamo o diminuiamo non so se è possibile vedere la mappa. Sì, ma c'è uno spostamento temporale. Ah, chiedo scusa. Tu parla che non ti segue. Quindi mano a mano che zoomiamo sulla mappa, quindi aumentiamo o diminuiamo il dettaglio sulla mappa, noi possiamo vedere
il punto di interesse che stavamo interrogando o l'evento che stavamo interrogando, ma anche tutto ciò che accade intorno al punto di interesse stesso. Quindi ecco, come stiamo vedendo adesso sulla grafica, noi abbiamo la possibilità di focalizzarci su un'area particolare e vedere tutto ciò che accade in termini di eventi o in termini di luoghi di interesse nell'area che stiamo interrogando, semplicemente con un'interfaccia grafica che poi però può essere interrogata e può scendere e ci può dare tutte le informazioni che ci interessano riferite a quel punto. Ovviamente, poiché la mappa è completamente interattiva anche con tutti gli strumenti e le facilitazioni che si hanno in strumenti come Google, è possibile poi interrogare anche il percorso per arrivare al punto di interesse, sia con una visualizzazione di tipo puntuale da mappa, ossia con una visualizzazione di tipo satellitare, quindi anche con una semplicità di visiva di consultazione visiva da parte del turista. Vorrei ribadire il concetto che la filosofia principale che è stata utilizzata per lo sviluppo di questa nuova versione del portale era proprio quella di andare incontro alle esigenze del turista, quindi del fruitore. Quindi il portale turismo.marche.it è un portale tipicamente indirizzato al turista e alla promozione del territorio marchigiano. Tutto ciò che riguarda invece la parte tecnica e la parte legata alle professioni del turismo viene ospitata proprio per agevolare anche chi lavora nel turismo nelle Marche all'interno di una sezione dedicata del portale istituzionale della regione. Questo per migliorare la qualità, questo per migliorare la qualità del lavoro anche di chi si occupa, di chi lavora nel turismo da professionista. E sarebbe interessante se la collega potesse fare due parole anche sui cluster, perché poi è diciamo un ulteriore passaggio relativo ai punti di interesse. Grazie. Sì, come si diceva in precedenza, la scelta è stata proprio quella di mettere bene in evidenza in home page tutta l'offerta che la nostra regione vuol far conoscere al turista, ma anche alla cittadinanza naturalmente. 17 sono i cluster, alcuni erano già stati organizzati anche nella precedente versione del sito, alcuni invece sono nuovi, sono ad esempio quello legato al turismo scolastico, all'offerta family, che sempre è molto richiesta anche dai turisti, dai tour operator, ma anche bike, ma anche scienza e tecnica, un nuovissimo cluster che riguarda i musei e i punti di interesse legati a scienziati o a personaggi illustri delle Marche legati a questa tematica. In ogni cluster si può navigare e all'interno sono presenti dei sottocluster collegati a quella tematica. Faccio un esempio: su Marche in Blu noi troveremo tutte le spiagge di sabbia, ad esempio, oppure i musei del mare, i paesi alti sul mare, le spiagge dog friendly o le spiagge adatte ai bambini, consigliate dai pediatri. Quindi un'offerta veramente completa, ogni cluster può essere navigato, al suo interno tutti i documenti collegati, quindi non so, dei video, foto, brochure, cartine, quindi i turisti possono veramente trovare tantissime informazioni utili per organizzare la propria vacanza. Come avanti? Cioè, qui ecco un esempio di, ad esempio, all'interno del cluster Marche by Bike, quello che si può trovare. È partito il video? È partito? Ok, quindi questo è quello che troverete all'interno del cluster, quindi una parte in alto con un video descrittivo del cluster di riferimento, una descrizione,
Ok, quindi una descrizione del cluster e poi le sezioni legate ai sottocluster, in questo caso piste ciclabili, percorsi in mountain bike, il riferimento alle app e poi anche i pacchetti di viaggio, cosa molto importante. Questa sezione dei pacchetti di viaggio si trova direttamente dall'home page e all'interno di ogni cluster. Questo perché anche i nostri operatori sono protagonisti, perché possono caricare direttamente loro stessi ad aggiornare continuamente l'offerta per il turista, quindi caricando tutti i pacchetti e anche aggiornando la loro sezione dedicata alla struttura, perché c'è una sezione proprio legata all'accoglienza, quindi ad esempio stabilimenti balneari, questo all'interno del sito può essere visualizzato e quindi anche è uno strumento sia di lavoro ma anche di promozione proprio per gli operatori. Bene. Oh, è andato. Allora, molto bene. Dopo tante conferenze stampa in cui abbiamo parlato sempre di malattia, di ospedali, di tutto quello che è avvenuto, mi è sembrato importante ripartire con uno di quelli che possiamo identificare come il settore per certi versi più sensibile a quella che sarà l'immagine che si farà le persone del nostro territorio, quindi chiamiamolo il più delicato nella ripartenza, ed è lo stesso settore sul quale abbiamo puntato tantissimo negli ultimi anni. E la dimostrazione, insomma, che siamo pronti a ripartire sta nel lavoro che si sta facendo. Questi strumenti avranno il vantaggio nel nostro territorio, ad esempio, di essere immediatamente disponibili a quelli che si collegheranno sulle spiagge con Wi-Fi Marche, perché la prima cosa che viene mostrata è proprio il sito del turismo. E quindi i fruitori delle spiagge dal 29 di maggio in poi e dal 3 giugno, quando verranno, insomma, da altri territori a visitarci, avranno non solo il contenuto, quello del sito, ma anche il mezzo, che sarà il Wi-Fi delle spiagge, che permetterà lungo tutta la riviera di godere di questi contenuti. Abbiamo iniziato anche nei comuni delle aree interne servite da banda ultralarga, ovviamente quel percorso si è interrotto per tutte le vicende legate al blocco delle attività per il Covid, ma è anche un'attività che ripartirà, quindi non solo domani nelle spiagge, ma anche nelle piazze, di tutti i comuni che saranno serviti dalla banda ultralarga. Una rete Wi-Fi regionale che mette come primo contenuto e dà come prima disponibilità proprio la parte turistica della nostra regione. È da lunedì che io sento tutte le mattine gli spot della Regione Marche in radio a tutti gli italiani che dicono: siamo pronti a ricevere i turisti. È un piccolo paradosso fatto nei giorni in cui non ci si può muovere da regione a regione, ma è anche l'investimento necessario di chi crede nella ripartenza. Quindi contenuti più chiari, più amichevoli, fatti in 5 lingue diverse, disponibili ai turisti con infrastruttura e disponibili a chiunque nel mondo voglia scoprire la nostra regione attraverso la rete. È la modalità che speriamo in tanti, vedendo l'uscita da questa emergenza, vogliono cogliere per organizzarsi una vacanza. E noi siamo sicuri che il territorio marchigiano può rappresentare un'ottima meta. Ripartiamo sostanzialmente dove siamo rimasti, continuiamo a fare investimenti, scelte importanti che ci permetteranno di crescere. Ne voglio segnalare due. Uno è che una parte dei 200 milioni per rilancio andrà a favore delle imprese turistiche marchigiane. Vogliamo mettere nelle tasche entro la fine di giugno di queste imprese una risorsa economica che sia segno di vicinanza della regione per tutti quelli che vorranno ripartire. Un investimento quindi a favore del mondo del turismo marchigiano, della ricettività, proprio col desiderio della ripartenza. La seconda cosa, presto rimettermi in moto anche la macchina per i voli, perché giustamente dopo aver salvato l'aeroporto delle Marche, lo vogliamo far lavorare come non ha mai fatto nella sua storia. Siamo un passo dall'autorizzazione della Commissione europea delle regole che ci permetteranno di aprire il bando delle start-up, e la regione non sosterrà più
quindi i debiti di bilancio di Erdorica, ma sosterrà la crescita dei voli verso il nostro territorio. È un altro segno importante di investimento in turismo. Quindi la ripartenza è fatta dell'aiuto, la ripartenza è fatta di investimenti. L'investimento è quello che abbiamo fatto vedere oggi, l'investimento è aumentare i voli verso la nostra regione, l'investimento è la comunicazione che facciamo su scala nazionale sul turismo delle Marche, l'aiuto è quel contributo a fondo perduto che vogliamo dare in tempi molto stretti a tutti gli operatori. C'è una bellissima scommessa da vincere e noi, ecco, vogliamo far sapere a tutti quelli che si interrogano sul futuro della loro attività che possono contare sul contributo della regione, sul fatto che la regione non ha smarrito la propria vocazione, il proprio indirizzo e riprende a investire laddove ci eravamo lasciati. E lo fa da oggi a ancora quasi due settimane, insomma, dalla possibile ripartenza del turismo, perché bisogna seminare oggi per raccogliere domani. E la semina sarà una semina abbondante. Quindi è un invito, una spinta, chiamiamo un sostegno a tutti quelli che vogliono avere fiducia nella possibilità di ripartire anche dopo una crisi così difficile. E il turismo rappresenta per noi quella dimensione sulla quale non smettere di investire per continuare e riprendere quei valori di crescita straordinari che avevamo visto nel 2019, che hanno significato lavoro, occupazione in tutto il territorio regionale. Soprattutto la parte interna e quella del RSISMA, vi ricordo, era quella che aveva fatto la performance maggiore lo scorso anno. Quindi una risorsa, quella del turismo, che non si può delocalizzare, che quando fai un investimento resta qua, che parla tutto il territorio regionale, ed è per questo, insomma, con molta determinazione che ripartiamo. Le domande? Se i colleghi vogliono cominciare a chiedere. Nessuno chiede? Tutto a posto? Un attimo, aspettiamo. Neanche Luca Fabri? Eccolo, Raffaele Vitali, la provincia di Fermo. Molte compagnie aeree stanno tagliando tratte e personale. Cosa vi fa credere che sceglieranno Ancona? Dovrete investire più del previsto? Ma noi abbiamo già previsto una quantità importante di risorse. Probabilmente fra rotte dove c'è chi investe sulla partenza della nuova rotta e situazioni consolidate, può essere anzi una ottima occasione per catturare ancora più voli con quelle risorse. Io ce la vedo nell'altro verso. In un momento di grande cambiamento, essere pronti con questi meccanismi, secondo me, ci dà più chance ancora di quelle che avevamo già molto buone qualche mese fa. Quindi io sono convinto che il momento difficile ci darà ancora più spinte in questa direzione. Facciamo le cose per bene, credo che siamo fra i pochi ad essere così avanti nell'autorizzazione europea, e non appena ne avremo notizia partiremo con i bandi. Michele Romano ha detto: il turismo pesa come se non bastasse anche la possibilità di accordi bilaterali tra singoli paesi europei. Due domande. Il core target diventa il turista italiano? Il turista italiano è da sempre cioè per noi lo zoccolo duro del turismo marchigiano è quello italiano. Mai come ora è importante, no? Perché è chiaro che la prima riapertura, la più immediata, sarà sul mercato turistico italiano. Quindi per noi è significativo. Gli spot che abbiamo fatto prima di tutti gli altri, il messaggio che danno al turista italiano, ma dice, perché le Marche dicono vieni a fare il turista nelle Marche che adesso non mi posso manco muovere? Quindi è una proiezione di quello 0,17 che è l'RT di oggi, perché tutti i giorni lo guardo, e 0,17 è un ottimo valore, qui lì siamo orientati, è la trasformazione dello 0,17 in un messaggio, cioè dire siamo pronti a fare il turismo nelle Marche e raccontare una situazione positiva. Quindi l'obiettivo qual è? Sul nostro mercato, sullo zoccolo duro, sul mercato italiano turistico, lanciare un messaggio che dice le Marche sono pronte. Quali sono i prossimi passi che le regioni italiane faranno nei confronti col governo sul tema risorse per il turismo e riapertura confini? Sempre Michele Romano, credo. Ma anche qui sicuramente
tutti noi assessori regionali, tutte le regioni stanno chiedendo al governo di, come dire, impegnare, e l'auspicio è che nella legge che verrà discussa in Parlamento, quindi questo decreto, possano essere messe ulteriori misure che vadano incontro a coloro che vogliono muoversi. Quindi da questo punto di vista come regione siamo, come dire, consapevoli e stiamo spingendo fortemente il governo e il ministero affinché possano, come dire, attuare le politiche turistiche espansive al massimo per far sì che i turisti italiani e non in questo caso possano, come dire, valorizzare questi nostri territori, e noi puntiamo, come stiamo facendo, sulla regione Marche. Daniele Carotti, ANSA, il Presidente potrebbe declinare meglio il contributo a fondo perduto, compreso tra i 200 milioni di euro stanziati per gli operatori turistici? Beh, lo declineremo presto, nel senso che abbiamo deliberato venerdì scorso i 200 milioni. Abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio regionale e ai capigruppo un consiglio straordinario per la legge che determinerà quindi l'utilizzabilità di questi fondi per il 28 di maggio, e contiamo di uscire con i decreti per il 1 di giugno. Quindi la velocità sarà estrema nel gestire questa cosa, e infine i pagamenti alla fine di giugno. Il settore più avanti di tutti in questo lavoro è proprio il turismo, che per primo ha iniziato a fare ipotesi sulla determinazione di questi fondi. Ovviamente ne daremo piena comunicazione non appena sarà stato fatto il quadro, perché tutti concorrono, i vari settori, i vari segmenti economici, sui 200 milioni. Quando avremo il quadro sicuro in termini di comunicazione lo faremo sapere a tutti, però stiamo tenendo una tabella strettissima, cioè l'obiettivo è veramente arrivare in fondo in un tempo straordinariamente breve. Però non riusciamo ad essere così breve da venerdì determinare i 200 milioni e oggi uscire con le misure. Non sarebbe possibile, anche perché servirà questo passaggio in consiglio regionale. La cosa, come dicevo, importante è che noi stiamo lavorando con due obiettivi: uscire con i decreti il 1 giugno, mettere i soldi attraverso l'IBAN nel conto corrente delle imprese turistiche per il 30 di giugno. È una grande sfida, ci crediamo tanto, siamo convinti che non sarà sulla quantità economica, perché 200 milioni sembrano tanti, ma se uno pensa che sono 140.000 imprese nelle Marche, capisce che è una misura importante, ma non sono i 55 miliardi del governo o i 200 miliardi di credito, ma avranno una caratteristica, quella che andranno a segno molto rapidamente. C'è anche volendo rappresentare in qualche maniera anche un modello di come organizzare le risorse per la ripartenza. Poi se lo Stato vorrà dire, visto che siete così bravi, aggiungo i soldi vostri, visto che siete veloci, lo faremo volentieri. Ma sono convinto, insomma, di dare un contributo in questo senso anche a un sistema che spesso fa molta fatica fra la determinazione delle risorse e l'arrivo di queste risorse nelle tasche delle imprese a tenere questi tempi in maniera stretta e rigorosa. Noi lavoriamo esattamente per questo. Luca Fabbri, sempre manovra da 200 milioni, se sono previste risorse ad hoc per aree di sisma. Sicuramente per quello che riguarda l'appaio, parlo per il settore e il comparto del turismo, noi abbiamo previsto risorse importanti per tutti i comuni del cratere, quindi questi 87 comuni, ma riteniamo che bisogna tener conto anche degli altri comuni dell'area interna e fuori dal cratere, delle aree montane, ma per quello che riguarda le risorse saranno importanti, e su quelle poi predisporremo una misura ad hoc, proprio dedicata al cratere. Lucio Cristino e TV Marche, considerando che sarà un'estate particolare, come pensate di allungare e stagionalizzare, Covid permettendo? Poi, nell'anno del Best in Travel, è prevista un'attenzione particolare per gli stranieri? Falli arrivare. Dunque, per quello che riguarda la destagionalizzazione, naturalmente è stata in questi 5 anni sempre un obiettivo che politico di questa maggioranza, di questa giunta, dello stesso Presidente, che ci siamo dati, perché ritenevamo allora, ancor più oggi, che creare dei momenti fuori
i tradizionali mesi giugno, luglio, agosto estivi, dove abbiamo comunque una, c'è stata e auspichiamo anche quest'anno un'affluenza importante dei turisti italiani e stranieri, ma quest'anno ancor più la scelta forte che abbiamo fatto come giunta e come cultura è quella di non togliere i fondi previsti ad esempio per i grandi eventi dedicati a Raffaello. Questi fondi rimarranno in piedi per volontà della giunta, e questi fondi saranno utilizzati per, come dire, la posticipazione di questi appuntamenti nel periodo tardo autunnale e anche vogliamo arrivare anche nel 2021. Quindi creare proprio questi appuntamenti di rilevanza nazionale e internazionale per essere attrattivi, come abbiamo fatto negli anni passati, ancora più quest'anno, perché riteniamo che la destagionalizzazione è fondamentale per creare dei momenti diversi dalla semplice stagione estiva. Voglio ricordare anche che Marche Outdoor e il messaggio sul bike non ha la stagionalità, cioè a differenza di altri turismi, non è che quello, anzi, forse d'estate è il momento peggiore, che fa un gran caldo e andare in bicicletta non è esattamente il massimo, ma in montagna si va bene in bicicletta anche d'estate. Ma nel caso specifico proprio le Marche come regione della vacanza outdoor in bicicletta, in bike, con la bici assistita e domani anche con un'infrastrutturazione importante, ricordo il 50% delle nostre ciclovie finanziate con 47 milioni e credo che le prime arriveranno anche presto come infrastrutturazione, c'è 800 km di piste ciclabili in tutta la regione, più gli anelli e via dicendo, sono proprio all'insegna della destagionalizzazione. Quindi il messaggio numero uno oggi, su quale investiamo, con l'immagine di Vincenzo Nibali, eccetera, è su un prodotto turistico assolutamente destagionalizzato. E vale per il mercato italiano, ma vale per il mercato europeo. Cioè soprattutto il mercato nord europeo, che trova nella bicicletta, in questa modalità di vacanza ambientale, ecologica, sostenibile, di vita attiva, perché lo fai anche però con la velocità giusta, in un rapporto armonioso con l'ambiente e il paesaggio, funziona tutto l'anno. Quindi è veramente diventa un'ammiraglia del territorio che unisce costa e entroterra e lo fa all'insegna di un'attività fortemente destagionalizzata. È un segmento di turismo che, se catturato, insomma, ha la forza di proprio uscire da quelli che erano i limiti della stagionalità e dell'italianità, diciamo, del nostro turismo. Battaglia d'Italia, provincia di Fermo, credete nel bonus vacanze dello Stato o è complesso da usare? Può essere utile anche per far andare in albergo villaggio anche gli stessi marchigiani? Sì. Diciamo che noi anche questo sarà tutte le regioni stiamo chiedendo al governo di valutare un po' meglio questo bonus vacanze, che intanto lo riteniamo fondamentale per, come dire, contribuire alla mobilità dei turisti dei turisti italiani, però non ci nascondiamo che è un bonus vacanze molto articolato che sicuramente dovrebbero rivedere, ecco, perché non dà quell'impulso che noi bisogna essere presidente franchi, no? Bisogna dire. Ah, vale quello che dicevamo prima di 200 milioni, cioè non è importante solo l'importo, che certamente se manca quello manca la politica, ma dall'importo in avanti devi anche mettere delle modalità dove l'albergo non ti faccia da banca, perché se facciamo il decreto liquidità per dare liquidità ai soggetti, poi non gli possiamo chiedere un minuto dopo di farci da banca, no? Quindi è evidente che ottima iniziativa, la ritengo molto importante, specie per noi, come dicevo prima, che abbiamo nello zoccolo duro i turisti italiani, quindi il fatto che gli italiani abbiano i bonus per fare le vacanze certamente ci aiuta. Ma non vorrei che diventasse un'arma di oppotaglio dove da una parte do il bonus al cittadino, ma dall'altra faccio fare la banca all'operatore turistico, che in questo momento può permettersi tutto tranne questo. Quindi era molto meglio una modalità tipo quella da IBAN che dicevamo prima, dove il primo giorno di vacanza il governo ti accredita il bonus dentro il conto corrente dell'albergatore. Allora, quello sì che è un oggetto che diventerebbe interessante. Se invece è viceversa, dove l'albergatore paga la vacanza e poi verrà rimborsato, insomma, penso che rischiamo di nuovo un piccolo cortocircuito. Aggiungo questo alla seconda domanda fatta, che stiamo predisponendo proprio perché vedo che riteniamo che sia comunque anche un bel messaggio che diamo ai marchigiani in una situazione dove tante famiglie marchigiane non
non si sposteranno dalle Marche per tutta una serie di motivi, di preoccupazioni economici e quant'altro, come Regione Marche in questo progetto che stiamo predisponendo, che stiamo un po' definendo nei dettagli, metteremo una misura dedicata alla mobilità interna alla Regione Marche tra provincia e provincia per almeno 2 o 3 notti, dove noi, ecco, come ricordava il Presidente, daremo dei contributi diretti per tramite IBAN direttamente alle famiglie, per incentivare anche, come dire, un percorso che negli anni passati era molto meno presente, meno visibile, ed è quello della riappropriarsi della nostra regione, delle bellezze della nostra regione. Tommaso Fabretti, Turismo Itinerante. Buongiorno, vorrei complimentarmi per il nuovo sito, che a prima vista mi sembra gradevole a livello grafico e semplice da utilizzare. Vorrei chiedere se, oltre agli itinerari, verrà dato spazio anche agli eventi. Sì, nella mappa ci sono anche gli eventi. Sì, come diceva prima... Sicuramente sì, adesso... Sicuramente saranno, perché poi saranno, come ricordava il Presidente, quel momento aggiuntivo rispetto alla semplice balneazione, alla semplice vacanza nelle aree interne, perché su questo noi punteremo molto. Quindi destagionalizzazione legata agli eventi anche, e quindi per tutto l'anno ci saranno degli appuntamenti diretti. Ma parlano di luoghi, ma anche di eventi. No? Anche di eventi, sicuramente sì. Gli eventi georeferenziati caricati direttamente dagli operatori. È una vetrina del territorio. Sempre Tommaso Fabretti e Manolita Scocco su VRS anche. Quali sono le 5 lingue del sito? L'italiano ovviamente, il tedesco, francese, russo, inglese, russo. E russo. Quindi ripetiamo, italiano, francese, tedesco, inglese e russo. Manolita Scotto sempre, a che punto è l'erogazione dei fondi che avevate previsto per la riqualificazione delle strutture ricettive? Ah, questo lo sapete voi. Sì, sostanzialmente abbiamo già investito, rispetto, come tutti sappiamo, alla partenza, al bando di partenza che era previsto per 1.900.000 euro, noi abbiamo in questi 3 anni, 2 anni e mezzo, siamo arrivati a 22 milioni di interventi, soprattutto dedicando 8 milioni alle aree del cratere, quindi complessivamente 22 milioni. Stiamo vedendo in questa manovra se ci sono le condizioni per poter aggiungere ulteriori finanziamenti, ma questa è una valutazione che stiamo facendo, perché potremmo fare in questo momento, potrebbe essere anche più interessante. Però ad oggi siamo arrivati a 22 milioni, quindi abbiamo la graduatoria abbiamo superato più del 50% delle domande. Yes. Ilaria Traditi, resto del Carlino. I contributi a fondo perduto per gli operatori turistici saranno erogati come indennità con un importo fisso o in base alle perdite percentuali di fatturato? Ci saranno criteri molto semplici, questa è la cosa importante. Se noi immaginiamo un'autocertificazione su pochi parametri dove l'operatore, senza dover chiamare l'avvocato commercialista, possa dare dei dati e su quella si calcola l'indennizzo. Quindi è la semplicità, l'immediatezza, è quello che dicevamo prima. Poi logico, i parametri più gettonati sono, che ne so, pago o non pago l'affitto, ho speso per i dispositivi di protezione individuale, per riattrezzare la struttura, ho avuto una perdita di fatturato, sono stato chiuso, insomma, sono parametri non banali. Però la cosa importante è la caratteristica, una cosa che si compila con molta, molta facilità, in modo che noi a sportello diamo le risorse. Ok, io non ho altre domande. Grazie. Grazie. Grazie, grazie.